Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Against the Storm, un gioco che trovate soltanto sull'Epic Store al momento. Costa 15,99€ ed è un roguelike, lo definiscono così, anche se a livello di meccaniche di gioco è simile a un city builder. Perché? Perché vivremo in un mondo fantasy popolato da umani, castori e lucertoloidi e dovremo, diciamo, completare la nostra partita costruendo delle città, ottimizzando le produzioni. Ogni partita, a quanto ho visto, può durare fino a un paio d'ore, ma ogni partita è fine a se stessa perché poi contribuirà, diciamo, a un avanzamento invece del gioco in un altro, ad un altro livello, alla costruzione, diciamo, di una cittadella. Ma questo è un discorso più avanzato. Lo proviamo in compagnia del tutorial, così andremo a vedere di che cosa si tratta. Il mondo è plagato dalla Blightstorm, un vile ciclo di distruzione che distrugge tutto sul suo percorso. L'unico posto sicuro è la Smoldering City, dove il misterioso... Tu sei uno dei viceré, un pioniere mandato nelle lande selvagge per stabilire nuovi insediamenti e acquisire risorse di valore per la corona. Il tuo obiettivo è aiutare a ricostruire la Smoldering City, la cittadella che vi dicevo, e assicurare il futuro ai soggetti della regina. Questo è a grandi linee il gioco. Usiamo WSD, sembrava uno screen, dal tanto era plastico, un WSD per muoverci. E tenendo fermo il villaggio aumenterai l'impazienza della regina, adempiendo i tuoi doveri aumenterai la reputazione della città e sbloccherai altre cose. Ora attendiamo. Pick new building. Si può mettere in pausa? Sì. Ok, abbiamo il Woodcutter's Camp, quindi il campo, questa carta di taglia legna. Pick. Ok, abbiamo raccolto la pick. Ora premi spazio per ricominciare. Allora, una cosa, ci sono dei cicli stagionali tutti composti da piogge. Ecco, questo è quanto. Allora, qua vediamo che al momento possiamo andare a costruire i camp, Woodcutter's Camp e lo Stonecutter Camp e lo Scavenger. No, costruiamo il Woodcutter. Il Woodcutter lo costruiamo qua. Per poter costruire dobbiamo tenere sempre il fuoco in funzione, da quello che ho capito. Premiere per ruotare. No, vabbè, l'abbiamo costruito. Vediamo un attimo adesso se vanno a costruirlo. Qua intanto vediamo le risorse, le uova, la carne, i vegetable, le radici e i funghi. Ok, intanto vediamo che abbiamo già degli umani, tre umani, di cui tre lavoratori liberi, tre castori e tre lizard, di cui due lavoratori liberi su tre, quindi uno probabilmente si sta già buttando, ma credo ci stia andando anche un castoro. Credo. No. Vabbè, intanto stanno costruendo, quindi questo è l'importante. Abbiamo qua in alto una lettera, un reward per aver fatto questa cosa. Dobbiamo costruirne due e poi possiamo ottenere altri gruppi di castori. Dobbiamo farne due, quindi facciamone un altro. Woodcutter's Camp ci chiede due rotelle, insomma, due materiali di costruzione. E lì c'è un campo di vegetables, quindi magari io lo farei, non lo so, vediamo. Lo mettiamo qua, lo votiamo. Ok, così, vai. Costruitemi anche quello, così almeno completiamo la cosa. E otteniamo 10 di legna che abbiamo già ottenuto. Sta andando a lavorare lui? No, però questi due free workers, non so perché me ne dà sempre due, comunque tutti sono piuttosto impegnati qui a ripararsi dalla pioggia incessante, perché è un mondo appunto dove piove sempre. Abbiamo fatto tutto, possiamo riscattare il premio, quindi uno di reputazione con la corona, 50% di taglio legna più veloce e 3. Infatti ne abbiamo 6 adesso, ne sono arrivati altri.
Ci sono altri obiettivi? No, li aspettiamo. Questo è il cuore della colonia, è protetto dal fuoco sacro. I villici raccolgono qui, vengono qui per mangiare, riposarsi e ricevere vestiti. Se il fuoco si spegne, le persone perderanno la speranza. Ora, dobbiamo premere qui e vedere. Abbiamo sbloccato Forager's Camp. Ok, pic. Dobbiamo costruirlo. A questo punto vediamo un po' l'obiettivo. Costruire. Ah no, taglia attraverso la foresta per scoprire due glades e ci daranno 5, assegnare 5 woodcutter. Quindi cliccando qui, vediamo un po' se possiamo assegnare i woodcutter camp. Non saprei, ci mettiamo i castori? Ok, e a quest'altro invece ci assegniamo un umano, un castoro e un lizard. Ok, dai. Così ne abbiamo segnati 6. A dire la verità, potremmo anche levarne uno. Ok, dai, tanto ce ne servono solo 5. Dobbiamo tagliare attraverso la foresta e aggiungere una di queste zone qui, immagino, un paio di queste zone qui. Quindi iniziamo ad abbattere gli alberi. Vediamo un attimo, abbiamo sbloccato il Forager's Camp, che ci permette di raccogliere nella foresta vegetables e varie cose, ma non abbiamo legname, quindi dobbiamo aspettare che i nostri lavoratori vadano avanti, quindi continuiamo. Che ovviamente il gioco non lo vedremo tutto qui, perché... Ah, clicca. Ok, è questa zona qua. Dobbiamo abbattere questa zona qui, assolutamente. Ok. Così almeno liberiamo la zona. Non vedremo le fasi più avanzate, ovviamente, perché qua, tra una partita e l'altra, poi la cittadella andrà avanti, quindi diamo un'occhiata intanto a qui, la possibilità di costruire le strade, percorso, che tra l'altro non credo ci costi neanche niente, quindi potremmo costruire così. Questo invece è il main storage, dove all'interno teniamo tutto. Vediamo gli altri edifici, possiamo fare appunto il tagliapietre, lo scavenger, per scavengiare, insomma, per rottamare varie cose. Qua abbiamo la produzione di cibo che è bloccata e l'housing, che sono i vari rifugi per i villici. Ci chiede del legname, ma va bene. Intanto possiamo provare ad accelerare tantissimo il tempo e vedere fino a che punto vanno veloci. Cavoli, qua è per 2, per 3, per 4, insomma. Vediamo intanto qua se... Ok. Fortunatamente abbiamo un'altra missione, dobbiamo fare un Forager's Camp, quindi lo facciamo subito. E vediamo un po', lo mettiamo qua perché ci sono dei vegetables qua vicino, quindi lo mettiamo lì e ci mettiamo magari già qualcuno a lavorare. Vediamo intanto accelerando il tempo se riusciamo a vedere un po' qualche evoluzione. Non è originale la trovata di mettere dei castori perché anche Timberborn ha i castori, però beh, fanno sempre... Molto. Abbiamo i laboratori, è già stato assegnato un laboratore e raccoglie tutto, quindi insetti, grano vario e verdure. E quindi qua ha il suo inventario. Va bene. Intanto qua stanno andando avanti che piuttosto velocemente, quindi a breve avremo accesso a queste due glades, che non so cosa siano onestamente. Però abbiamo... Ah, aspettate che andiamo a riscattare anche questo. E ci viene dato un vegetables, una reputazione e basta. Quindi, bene. Ora dobbiamo fare building block. Quindi dobbiamo costruire e produrre delle assi di legno. Ormai gli assi di legno, le planks, sono un must di ogni gioco. La crude workstation possiamo produrre, ok, quindi tecnicamente possiamo andare già a produrla qua, l'industry, crude workstation, la costruiamo lì, anche se tra un po' avremo anche qualche problemino di popolazione perché non ne abbiamo tanta. Ok, hanno scoperto un glades che è qua, root deposit, small e clay deposit. Ok, scoprendo queste zone otteniamo dei materiali che possiamo harvestare da quella zona lì.
Assegniamo una persona, io ci assegno un umano e devo produrre delle cose, quindi gli dico di produrre, vabbè, io lascio tutto attivo, però possiamo impostare un limite di 2 e di 2 e invece no, le planks le facciamo produrre immediatamente in modo che... Ah no, dobbiamo fare tutto, quindi 2, 2, 2, quindi mettiamo 2 anche qua, dai. 2, vai. Ok, siamo arrivati anche a questa nuova altra zona, abbiamo trovato Storm, anche delle uova. Ok, bene, bene, bene. Abbiamo un sacco di legno, credo, cliccando qua possiamo vederlo 107, quindi direi di sì, che se non siamo messi male. Possiamo andare a riscattare questa parte, ci dà altri 3 lavoratori umani, ci dà un pacco di carne, e bene, invia. E ora dovrebbe arrivare qualcos'altro, infatti è arrivata... ma quanta roba che arriva! Sembra, mi ricorda un po' una meccanica di sblocco simile ai, non so, tipo League of Legends, dove ogni volta sbloccate le varie cose e ricominciate la partita, però su un city builder o un... Ne ho già dette abbastanza. Allora, Beaver... Ah, questa è una casa specificatamente per i castori. Human House, ok, abbiamo costruito anche quella, ok. Ora, Ancient Tablet, che cacchio vuol dire l'Ancient Tablet? Può essere trovata nelle glades pericolose, ok, e ci darà Amber Pouch, ok. Tanto continuiamo con la produzione qua di roba, perché ci serve la produzione, sta producendo, Fabric. Quindi molto bene, 40 secondi a produzione, vabbè, noi dobbiamo accelerare tutto il tempo. Dobbiamo trovare le pericolose cose, vabbè. Allora, facciamo così. Possiamo settare, credo. Cavoli, non mi ricordo più come si fa. Per selezionare quale zona abbattere. Ok. Questi, eliminiamo anche questi. Così almeno... Ok, stiamo producendo, ci mancano i bricks, sta producendo bricks adesso, spero. Ci manca la clay però... Ah, possiamo scegliere altri tipi di clay, la stona anche. Ah no, ma recuperatemi... Assign worker. No, devo recuperare la clay, che la clay era qua, eccola qui. Quindi, chiudi questo, assegna lavoratore qui. Vediamo se me lo fa. Ah, Stonecutter Scamp. Ok, dobbiamo produrre con uno Stonecutter questo. Ok, dai. Perché con lo Stonecutter iniziamo a raccogliere anche la clay che ci permette di fare i bricks. È un tutorial smart, nel senso che ci dice non è che ti dico tutto, datti una mossa. Ok, quindi qua intorno scaviamo anche questo. Abbiamo trovato altro. Small Encampment, Assign Worker. Glielo assegno subito anche se il tutorial non me lo dice, ma... Assign worker. Un umano, vai. Choose a reward. Choose a reward. Ah no, ok. Vai. Appena ci va qualcuno, ci possiamo prendere il premio. Abbiamo prodotto? No. Dovremmo produrlo a breve, credo. Con la clay. Tu puoi scavare clay, al momento fai solo clay, grazie. Posso aggiungerti? Sì, tu. Sì. Non l'avevo aggiunto. Praticamente al Stonecutter possono lavorare solo i lucertoloidi. Strano. Vabbè, intanto l'abbiamo raccolto, dovrebbe mettersi al lavoro adesso. Per farmi i bricks. Il magazzino ce ne sono i bricks. Force delivery now. Ok, sì, forza. Ok, forza l'invio perché mi serve che. Ok, me lo sta portando adesso. Ok, adesso potrà mettersi al lavoro finalmente. Spero. Così completiamo questa mission. Allora, vediamo un po'. Idle Scout. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo questo. Ok, Royal Stoneworker. Possiamo accettare. Queste persone sono state mandate qui dalla corona. Quale gruppo vuoi che stia, vicere? Le altre continueranno al prossimo insediamento.
mi portano della pelle, delle radici, queste sono delle pelli, però c'è una persona in più, no, io prendo queste che mi servono più risorse, grazie. Qui invece cos'è? Prendi un cornerstone. Allora, nessuno può affrontare la tempesta da solo. La regina offre a te un cornerstone che ti permetterà di determinare la prosperità della città. Scegli saggiamente, non sarai in grado di cambiarlo. Quindi possiamo prenderci il Carpenter's Tool, quindi una workstation che produce, cioè praticamente la produzione della crude workstation produce il 50% più velocemente, oppure un contratto di esplorazione e l'Accademia Reale vuole darti una mappa dettagliata. Sì, prendo la mappa dettagliata, grazie. E qua abbiamo altro completato, no? Dobbiamo continuamente. Ho assegnato questo Choose a Reward. Welcome new people or send to the citadel. Mando alla cittadella. Mando alla cittadella. Investigate. Vai. Ah, ci chiede 8 di verdure. Ok. È molto strana come cosa questa. Oh, eccolo qua. Questo è un coso pericoloso. Quindi adesso facciamo un piccolo percorso e andiamo qua. Che magari riusciamo a recuperare il tablet. Il tablet è intesa alla tavola, ovviamente. Non capisco perché non mi produci il bricks. Basta questi. Producimi i bricks. Clay. Sicuramente questo continuo cambio di giorno, di stagione non è buono, però va bene. Allora, stone, clay. Ma me lo stai raccogliendo, stone and clay? Mettimi un altro a lavorare, no? Ok, e mettimi un altro a lavorare anche qua, che... Ah no, ok, adesso sta producendo, ok, ha iniziato. Così completiamo anche questa mission qui. E almeno proseguiamo. Infatti adesso stiamo scavando di là, quindi con la rotella si vuota la visuale. Stiamo andando verso la zona pericolosa, dove potremmo recuperare un po' di roba. Allora, intanto qua vediamo che abbiamo housing, quindi possiamo fare shelter e braver house. Facciamo un po' di case dei nostri amici. Ok, vai. Allora, vediamo un po'. Allora. L'hai prodotto questo? Sì. No. No, perché? Abbiamo perso planks e fabric. Producete tutto, tutto, tutto. Devi produrmi tutto. Devi completarmi quella cosa lì. Allora. Queste persone sono state inviate qui dalla corona. Quale gruppo vuoi che stia? 15 vegetable. No, voglio questo. Io voglio risorse. Voglio risorse. Anche perché stanno aumentando. Ah, ma perché? Ok, ho messo a costruire le case, quindi io mi chiedo solo, ma ha senso tenere questi lavoratori qua? No, non ha senso per niente, perché non ci lavora più nessuno. Move. Ok, la sposto qui. E questa stessa cosa la sposto qui, in modo che... Vediamo se possiamo muoverla qui. Ok, un po' a cazzo. Però... Il movimento ci consente, è bello perché sono tipo dei carretti, quindi non... Cioè, no, in realtà li spostano, però non hanno le ruote, però aiutano tanto perché l'edificio non resta quello. Così come in questo caso qui c'è da raccogliere ancora le radici e basta, perché per il resto non c'è più niente. Tuttavia, qua possiamo assegnare un lavoratore. Possiamo invitare nuove persone, no, mandare alla cittadella e qua ci mando un umano. Ad investigare così che otteniamo un po' di materiali. Ok, dai, ce la stiamo facendo, più o meno. Tu devi continuare a produrre, molto bene, perché mancano i planks e mancano i fabric. I fabric non ho neanche visto come si fanno a fare usando il plant fiber.
Ok, tanto qua stanno raccogliendo, quindi io spero ce la facciano in tempi brevi. Intanto stiamo per arrivare alla zona di minaccia. E abbiamo produzione, qua vedete c'è City Buildings e qua c'è Decoration. È un gioco che non si può, diciamo, snocciolare e andare a vedere in un gameplay soltanto, però diciamo che sembra piuttosto intrigante per questa meccanica da città, City Builder. È unito a un roguelike perché questa partita non fa parte altro che di un percorso più grande che dobbiamo affrontare, costruendo città e città, ogni mappa, ogni partita, fine a se stessa per potenziare poi un obiettivo, un hub centrale che è appunto la città principale. Che cacchio succede? Mi ha ucciso della gente sto coso. Assegna lavoratori. Ci mandiamo l'umano, ci mandiamo il castoro, ci mandiamo questo che non è libero. Basta. Investigate. Vai. Spedizione. Ha ucciso della gente. Quel coso lì ha emesso un raggio che ha ucciso della gente. Vabbè. Vedremo poi cosa fare. Non sta producendo niente. Ci metto un'altra persona perché dovete fare veloce. No, forza l'invio. Dovete produrmi tutto per favore. Che vorrei finire. Vediamo intanto qua come sta andando. 2 minuti e mezzo. Sta passando molto velocemente la cosa. Ah, perché gli portano del legno dentro. Stanno completando questa cosa, ma mi servirebbe una persona in più che non so da dove tirar fuori. Vediamo magari se abbiamo della gente. Voglio più. Ok, prendo questo che è un potenziamento al. Prendo 2 lucertoloidi qua, accetto questo, così gli mando anche il lucertoloide adesso che ho disponibile. Va, andate, andate, andate e fate. Fate, fate. E perché tra poco manda un altro raggio sto a fare qua, quindi dobbiamo assolutamente completare. Completando queste merci qua, quindi il legno, il fabbrica, per quello che non riusciamo a completare sta cosa, perché stiamo portando il materiale qui. Ok, ci manca solo il legno, lo stiamo completando, manca 1 minuto, spero di riuscire a finire prima che il raggio della morte uccida qualcun altro. Dovremmo però avercela fatta. Perfetto, abbiamo preso il. Ok, abbiamo completato la missione, quindi questa. Quindi mandiamo tutto e riceviamo altre cose. Ok. E anche il tablet dovremmo averla presa. Ok, infatti l'abbiamo preso. Abbiamo recuperato l'antica tavola. Ok, abbiamo vinto il villaggio al sicuro, ma ci saranno molti più test per le tue abilità. Abbiamo il livello, abbiamo preso punti esperienza, food, stockpiles. Molto bene. Abbiamo completato la prima partita. Si parlava di un paio d'ore, ma in realtà siamo voltati più veloce. Premi un qualsiasi tasto per cominciare. Ok, che cacchio è sta roba? I villager con low resolve inizieranno a lasciare. Tenendo resolve, che non so che abilità sia eccezionalmente alta, ti garantirà un aumento passivo di reputazione nel tempo. Soddisfando i tuoi villager avrai bisogno di. Cioè dovrai. Ti servirà del complesso cibo, cioè non. Cibo classico, insomma, cibo un pochino più raffinato. Ogni specie ha un differente mix di necessità. È difficile accontentare tutti per sempre. I farmer possono piantare solo sui campi da coltivazione e quelli che possono essere questi possono essere fatti solo su campi coltivabili, insomma. I crops sono piantati nella prima stagione, drizzle. E raccolti durante la seconda clearance. Ah, ecco, costruire una farm, costruisci una farm, raccogli il grano e servi della birra nella taverna. Quindi praticamente noi dobbiamo accontentare le 3 razze, dobbiamo gestire il raccolto nelle stagioni che cambiano di continuo. E mamma mia, è incasinatissimo. Cioè abbiamo la small farm che adesso proviamo a costruire, small farm, vedete che qua possiamo coltivare la small farm. Che ha un'area di influenza. La mettiamo qua. E poi qua sotto abbiamo una reputazione. Qua sotto c'è l'impazienza della regina. E poi abbiamo anche la Drizzle. Quindi questa è la prima. Anno 1 Drizzle. E poi clearance tra 5 minuti. Quindi
Noi dobbiamo piantare adesso e raccogliere al prossimo. Bene. Abbiamo tutti i camp, abbiamo la produzione, abbiamo l'housing, abbiamo la caldura station, la city building, possiamo fare lo storage, il makeshift art, che è il cuore della città, che dovrebbe essere questo comunque. Sì, questo antico un trading post che ci permette di commerciare con altri. Dopodiché abbiamo anche le panchine, i cespugli, gli abbellimenti per la città. E quindi qua sta iniziando una nuova partita dove cerchiamo di accontentare... Ok, questa è l'ostilità della foresta, quindi noi più danneggiamo la foresta, più facciamo salire questa ostilità che ci dà dei malus. E ragazzi, Against the Storm è veramente figo, non me l'aspettavo. Against the Storm appunto sta a significare il fatto di combattere sempre la tempesta, perché è un mondo dove piove di continuo, quindi non troverete mai il sereno. Quello che capisco da questa seconda partita è che avrò bisogno di crearmi un mio piccolo ecosistema in modo da poter produrre fibre e roccia, insomma, magari prima di andare qui trovare questi giacimenti qua intorno, in modo da produrre le merci necessarie per poter battere sul tempo questo, perché una volta che avremo scoperto la regione, ogni tot tempo emetterà il raggio della morte che ucciderà i villici, alcuni villici, come è successo nella partita scorsa. È figo, non abbiamo ancora visto nulla perché ovviamente si parla di comunque la costruzione della cittadella, quindi ogni partita, come ho già detto, contribuisce alla crescita dell'account del nostro personaggio principale, che è fuori da queste meccaniche di city builder. Però diciamo che Against the Storm per 15,99€, diciamo che li vale assolutamente la pena. Non è in italiano, non abbiamo avuto alcun problema a capire, insomma, a parte qualche termine, ma problemi non ce ne sono. È carina la cosa, non ti spiega tutto, infatti all'inizio ci faceva giocare un po' così ad cazzum, e io ho come l'impressione che andando avanti diventerà ancora più complicato. Ma per intanto io mi fermo qui, vi chiedo di farmi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo titolo, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!